cittadini tutti, mamme, bimbi, ragazzi. Ormai gira la notizia di questi 6 nuovi casi positivi, non ci avremmo fatto peso visto che ce ne sono stati già 21 fino ad oggi, ma è chiaro che la notizia che fa più scalpore è che tra questi 6 ci sono 3 bambini, 3 bambini e un insegnante, appartenenti alla classe in oggetto e, come sapete, è già in quarantena per un positivo venuto fuori. Probabilmente questa positività, se noi studiassimo tutta la popolazione, verrebbe fuori anche in altre aree. Ma quello che volevo rassicurare è che questi bambini stanno bene. La carica nei bambini è meno probabilmente aggressiva ed è meno trasmissiva. Le famiglie stanno bene. In uno di questi bambini anche la famiglia aveva fatto il tampone e sono tutti negativi. L'importante è non stare a contatto ovviamente con persone a rischio, con i nonni, con persone malate. Il controllo continua, la classe è in quarantena, ora aspettiamo anche gli altri risultati in mattinata perché non tutti i risultati sono pronti, quindi aspettiamo anche lo screening di altri che stavano ancora in lettura. Quindi penso in tarda mattinata o nel pomeriggio dovremmo avere i risultati tutti completi. Altri 2 sono 2 giovani adulti, famiglie completamente indipendenti, ma questo sta a significare che se noi facessimo uno screening di massa il virus è molto più presente di quanto sembra. Dalle scuole parte o si porta nelle scuole il virus probabilmente, che è presente, ripeto, in gran parte della popolazione generale. Quindi già stiamo vedendo che i contagi comunque aumentano dappertutto perché facciamo più tamponi, perché li cerchiamo. È anche vero però che bisogna attenersi a delle regole perché anche per fortuna a Battipaglia per il momento non c'è, sono stati 2 ricoverati qualche mese fa, ma attualmente non abbiamo delle persone che presentano dei sintomi tali da richiedere ospedalizzazione. Vi terrò informata per i risultati successivi.